Amiche ed amici biancocelesti, buonasera, ben ritrovati in una nuova puntata di Speciale Romane da Alessandro De Dilectis, nell'angolo interamente dedicato ai colori biancocelesti, all'indomani della sconfitta subita dalla formazione di Reja in Coppa Italia nella gara eliminazione diretta dei quarti finale di Coppa Italia, seguita per noi dal nostro direttore per l'occasione inviato Alessandro Zappulla. La Lazio esce sconfitta da San Siro per 3-1, uscendo quindi dal torneo. I rossoneri andranno a giocarsi la semifinale con la Juventus e la squadra di Allegri si è meritata questa vittoria recuperando il gol di Cissé segnato nei primi minuti dai biancocelesti e poi sorpassando grazie alle reti di Robinho e Ibrahimovic. I biancocelesti vedono scivolare via quindi uno dei tre obiettivi stagionali, il terzo sicuramente per importanza, ma domenica c'è di nuovo il campionato, si gioca Chievo-Verona-Lazio, la Lazio dovrà riscattare la sconfitta di domenica subita sempre a San Siro, ma dall'Inter, nonostante la buona prova degli uomini di Reja, complici alcune scelte arbitrali, la Lazio è uscita senza punti dal campo del Meazza. A proposito di questo, andiamo a sentire e a vedere il servizio di Riccardo Mancini. Era uno spareggio per la Champions e la Lazio non ne esce ridimensionata nonostante la sconfitta, perché il primo tempo dei biancocelesti contro l'Inter a San Siro è quasi perfetto, fatto di intensità, raddoppi e affondi ficcanti. Il gol di Rocchi che porta in vantaggio la squadra di Reja su uno splendido assist di Ledesma è il giusto premio ad una prima frazione giocata ad alto livello. L'Inter non c'è, è messa in costante difficoltà in mediana e senza capacità di ripartire. Solo un lampo del ritrovato Milito dona un pareggio immeritato prima dell'intervallo alla squadra di Ranieri. Nel secondo tempo Reja toglie Hernanes e la Lazio arretra pericolosamente con l'Inter che però trova il gol in fuorigioco con Pazzini e poi la scampa per un fallo di mano clamoroso di Lucio in area di rigore. Sono gli episodi dunque ancora una volta a condannare la Lazio. Io da lì sembrava netto, poi l'arbitro dice che ha visto una spinta di Klose, però a parte invertite, se ero io al posto di Lucio sicuramente era rigore. Seconda sconfitta consecutiva a San Siro contro l'Inter per la Lazio dopo quella dello scorso anno che vide i biancocelesti farsi recuperare dalla squadra nerazzurra dopo l'iniziale vantaggio siglato da Mauro Zárate. Giuseppe Biava non nasconde tutta la sua amarezza. Purtroppo è già il secondo anno, almeno da quando sono qua io, che è così, facciamo ottime partite e torniamo a casa con 0 punti. Forse è meglio giocare male e magari portare a casa la vittoria, un pareggio. Spiace perché poi probabilmente il gol che abbiamo preso a fine primo tempo ha cambiato un po' la partita. Non c'è tempo però per le recriminazioni. Dopo le fatiche di Coppa contro il Milan, la Lazio è chiamata ad un'altra sfida da dentro fuori. Domenica pomeriggio alle ore 15 e non più alle 20:45, come stabilito in precedenza, si va a Verona nella Tana del Chievo per tornare ad essere grandi in trasferta lì dove le Aquile, fino alla sciagurata partita di Siena, avevano osato senza rivali. Mancano pochi giorni alla chiusura del mercato e ogni ora potrebbe essere buona per segnare la svolta alle trattative che la Lazio sta tenendo aperta in queste ore. Come anticipato diversi giorni fa in esclusiva dalla redazione della LazioSiamoNoi.it, l'obiettivo numero uno della dirigenza laziale è senza dubbio Keisuke Honda, il trequartista giapponese è nel mirino della Lazio. In queste ore è previsto un incontro tra l'entourage del giocatore e il CSKA di Mosca che poi incontrerà appunto la dirigenza laziale. I biancocelesti hanno messo sul piatto 13 milioni di euro per il trequartista nipponico, 4 da versare subito, il rimanente a giugno. Il giocatore vorrebbe venire alla Lazio, l'ha dimostrato anche in più occasioni dichiarando di essere affascinato all'idea di partecipare al campionato italiano, un campionato difficile. La questione legata agli extracomunitari sarebbe risolta perché la società sta trovando sistemazione per Carrise e Magingua, quindi liberando il posto per il giapponese. Sono attesi sviluppi in queste ore. Altro nome caldo del mercato è quello di Krasic, il biondo esterno della Juve piace moltissimo a Reja che l'avrebbe richiesto la dirigenza laziale, ma con il passare delle ore sembra sempre più difficile concretizzarsi della trattativa. C'è da convincere la Juve a cederlo in prestito col diritto di riscatto. I bianconeri vorrebbero venderlo in soluzione definitiva, magari a
all'estero. Al serbo piacerebbe molto giocare nella Lazio. Ieri c'è stata una riunione fiume tra il manager di Krasic e la dirigenza bianconera. Vedremo anche qui come si evolverà questa trattativa. Da segnalare inoltre l'interesse dei biancocelesti per Gabin Budingai, un ex conoscenza della Lazio, ex giocatore della Lazio, 3 stagioni per lui con i biancocelesti, 79 presenze e una rete. Sarebbe il mediano tutto muscoli che potrebbe fare al caso di Reja, un'alternativa importante potrebbe essere per il centrocampo laziale. Il giocatore tornerebbe di corsa a Roma, i colori biancocelesti sono rimasti nel suo cuore, il costo del suo cartellino è contenuto, si parla di 1,5 milioni di euro. Al momento le indiscrezioni raccolte dalla redazione di Lazio Siamo Noi in esclusiva sono in attesa di conferma. I contatti, come svelato in esclusiva per l'appunto, però ci sono stati, ma non sono seguite delle evoluzioni nella trattativa. Ma per il mercato biancoceleste non è fatto soltanto in entrata, anche in uscita. Dopo gli addii di Standard e Scully si parla di una probabile cessione di Djibril Cissé. L'attaccante francese ieri ha rilasciato delle dichiarazioni al termine del match di Coppa Italia nella pancia di San Siro, stuzzicato dalla stampa transalpina sul suo futuro, ha detto: non so ancora se resterò alla Lazio, il mercato non è ancora finito, quindi non si può sapere. Si aprono nuovi spiragli quindi di mercato, soprattutto in uscita, considerando anche quello che è l'ingaggio del giocatore, sono 2 milioni di euro pesanti per le casse biancoceleste e il rendimento che l'attaccante sta sfornando in campo. C'è da dire che questa è una soluzione assolutamente percorribile. In queste ore il manager Piola è dato in arrivo in Italia. Ma chiudiamo la finestra di mercato e andiamo, come vi ho anticipato in precedenza, a parlare e a sentire Alessandro Zappulla, il nostro direttore e inviato per noi a Milano. Linea a lui. Ciao Alessandro, bentrovati a tutti voi. Mi trovo all'interno della pancia dello stadio di San Siro, dove la Lazio giovedì sera ha mainato i suoi sogni di gloria relativi al passaggio del turno dai quarti di finale alla semifinale, perdendo decisamente contro un Milan ben organizzato, un Milan molto più forte, una bella prova di forza nei confronti della squadra di Reja, perdendo appunto per 3-1. A nulla è valso l'urlo di Cissé, il gol è tornato alla rete il Leone Nero dopo la partita contro il Milan dell'andata di campionato, un'altra partita sempre contro il Milan, questa volta in Coppa Italia. E nulla appunto è valso la rete di Djibril Cissé, perché dopo il gol del vantaggio della Lazio al quinto minuto sono bastati soltanto 3 minuti, dal 15esimo al 18esimo al Milan, per capovolgere completamente le sorti dell'incontro, mettendo a nudo le difficoltà di una difesa lenta ed impacciata, una difesa schierata a 3, un modulo inedito quasi in questo campionato per la Lazio, che solitamente si è espressa con una difesa, una linea difensiva a 4, una difesa che ha trovato delle difficoltà enormi nel contrastare El Shaarawy, Seedorf e poi anche nel secondo tempo Ibrahimovic, che ha concluso il risultato rotondandolo appunto sul 3-1. Fa a mea culpa Tommaso Rocchi, che insomma analizza la partita in zona mista, una partita che vede la superiorità del Milan, vede anche una Lazio che sicuramente avrebbe potuto fare meglio. Ascoltiamo le frasi da dire appunto alla Coppa Italia, proprio legate a questa partita, di Tommaso Rocchi. Diciamo che il Milan ha fatto il suo, noi non siamo riusciti a rendere come abbiamo fatto nelle altre partite. Penso che un po' di demerito sia da parte nostra, ma chiaramente anche merito del Milan. La prima parte, nonostante avessimo fatto gol, però poi dopo non siamo riusciti a continuare a giocare, ma abbiamo sofferto un po' il loro modo di giocare. Ci è mancato un po' il riuscire a essere più pericolosi, a creare un po' di più. Ripeto, loro sono stati bravi, ecco, a non lasciare spazi. Però ci aspettavamo la Lazio un po' diversa nel secondo tempo, invece è scesa con un piglio forse sbagliato. È mancata un po' quella reazione che magari sul 2-1 poteva starci. Dunque, il primo degli obiettivi biancocelesti di questa stagione esce di scena, non ci sarà più la Coppa Italia, resta il campionato, resta l'Europa League, adesso ci si tuffa direttamente sul campionato. Beh, vincere, bisogna andare lì a fare il risultato. Dunque a Chievo per vincere, a Chievo per far risultato in una domenica
che anticipa di un paio di giorni la chiusura del calciomercato, un calciomercato che potrebbe coinvolgere stranamente anche chi è arrivato da pochissimo. Parlo di Gibril Cissé, abbiamo detto che questa partita è stata anche il suo ritorno al gol. C'è da sottolineare però, questa ve la do proprio come un'indiscrezione ascoltata con le mie orecchie, che Gibril Cissé in zona mista ai giornalisti dell'Equipe ha dichiarato che il calciomercato ancora non è chiuso, quindi potrebbe esserci addirittura un addio di Gibril Cissé anticipato a gennaio per tornare a giocare, chissà, forse anche in Francia, proprio per sperare di riconquistare la maglia della nazionale. Ma per questo c'è tempo, poi noi andremo anche con la nostra delegazione di speciali romane nella sede dell'Hotel Executive di Milano nei due giorni finali di calciomercato, perciò nella prossima puntata avremo anche dei servizi direttamente dal calciomercato di Milano. Per il momento da San Siro è veramente tutto, io vi restituisco la linea, Alessandro Zappula, per l'altro siamo noi, a voi studio. Per oggi è tutto, lasciamo la linea all'angolo giallo-rosso, buonasera, alla prossima puntata.